D'accordo su questa situazione perché credo che è pur vero che sono tempo, forse abbiamo abbassato un pochino i ritmi, abbiamo giocato un po' meno con intensità rispetto a quello del primo tempo, ma ho visto un primo tempo buono, o anzi più che buono, sulla falsariga del primo tempo della Vastese, dove siamo andati in vantaggio, dove potevamo sicuramente chiuderla, però ho visto anche poi degli episodi, a me non piace parlare di altre situazioni perché non voglio né scuse né alibi, non è nel mio modo di pensare, però credo due episodi netti per quanto ci riguarda, due calci di rigore su due falli di mano, credo che in questo momento neanche l'episodio favorevole ci viene a nostro favore, quindi sono contento della prestazione dei ragazzi, forse voi non vedete gioco, non vedete, non so, prestazione, ma io credo che il primo tempo del Campobasso sia stato un primo tempo più che buono come ritmo, come giocate, come modo di interpretare, e abbiamo concesso forse un tiro da 25 metri dove abbiamo preso gol, questa è la verità dei fatti. Poi se contiamo che il Matelica può venire qua e non fare neanche un cross, allora significa che parliamo di qualcosa di diverso, però credo che hanno fatto poco per poter portare via un punto da qua, quindi questa è la verità dei fatti. Questo risultato è stato condizionato dall'arbitraggio, secondo te? No, assolutamente non dall'arbitraggio, questo sicuramente no, però sicuramente gli episodi che forse ci spettano, non è che vogliamo favoritismi, però due calci di rigore credo netti, due falli di mano in aria, credo che ci potessero essere, quindi siccome il calcio è fatto anche di episodi, le partite a volte sono determinate dagli episodi e questo in questo momento a noi non ci sta dando ragione. Mister, molto bene per un'ora, la posizione di Pizzutelli ha messo veramente in difficoltà il Matelica, la sua uscita forse coincisa un po' col calo del Campobasso, non è d'accordo? Non lo so se è coincisa con la uscita di Federico, sicuramente abbiamo messo dentro più quantità che qualità con Candelori. Federico ha fatto molto bene in quella posizione, ma sappiamo delle sue qualità, quindi c'era bisogno un po' più di sostanza che di qualità in quel momento della partita, purtroppo non abbiamo tratto benefici, questa è la verità dei fatti, però ripeto, ci può stare che nell'arco di 90 minuti una squadra come la nostra, che è costruita per fare gioco, non per far vedere chissà cosa, è costruita per fare gioco, e quindi quando sei costruito per fare gioco a volte ci può stare che calando di intensità potresti subire qualcosa, però sono contento della prestazione dei ragazzi, dell'atteggiamento, al di là del risultato che non ci premia per quello che abbiamo messo in campo forse, però sono contento di questo.